In questo video io vi parlerò del grande Girolamo Maria Francesco Matteo Savonarola, il frate ribelle o il monaco ribelle. Lui è stato un religioso dell'inizio dell'umanesimo, ai tempi di quando visse il Papa Borgia. Lui era ispiratore nella Repubblica di Firenze di una teocrazia politica ed era una persona fermamente religiosa. Lui proveniva da una famiglia benestante, infatti suo nonno era il medico personale dei marchesi d'Este, poi dopo diventati duchi in seguito al titolo che gli diede l'imperatore. E lui proponeva una teocrazia religiosa e un cristianesimo primitivo, come era la Chiesa una volta. E quindi lui in quel periodo era sul soglio di San Pietro, il Borgia, no? Che quindi lui odiava e disprezzava perché lo considerava un traditore del cristianesimo e anche perché il Borgia praticava un cristianesimo paganeggiante in cui lui rivalutava la cultura greco e romana, il Papa Borgia, e poi anche perché conduceva una vita dissipata, libertina, alla curia romana più che curare le fedi si curavano gli interessi economici, gli intrallazzi e la lussuria imperava. E lui questo modello lo applicò anche a Firenze, quei 2 anni che lui riuscì ad avere dalla sua parte il popolo. Quando la dinastia, l'ultima dinastia, i Medici, cedettero il porto di Pisa di Livorno a Carlo VIII di Valois, re di Francia, i fiorentini sorsero e mandarono via per almeno 8 anni la signoria dei Medici. E qui ebbe il prete, il monaco ribelle, ebbe un grande campo. Lui con le sue prediche riuscì a riportare la purezza a Firenze, che anche Firenze in quel periodo aveva avuto una forte decadenza di costumi e di moralità e di corruzione. Però lui era inviso, nonostante che avesse l'appoggio del popolo, era inviso ad alcune fazioni politiche che erano gli arrabbiati, che erano quelli filo nobili, poi c'erano quelle altre fazioni che lo odiavano e lo disprezzavano, però lui in 2 anni riuscì a gestire la Repubblica di Firenze in modo equo e giusto, cambiando anche i prezzi e cercando di combattere le discriminazioni sociali ed economiche e di limitare il potere della nobiltà e della borghesia, dell'alta borghesia che a Firenze imperava. Poi lui, perché da me viene ricordato? Perché lui in pratica ha anticipato quello che sarebbe successo con Martino Lutero, cioè la riforma protestante, anche se in Italia la riforma protestante non attecchì, perché la Chiesa cattolica era molto, aveva i piedi ben saldi, però lui, combattendo la corruzione della Chiesa, che con i Borgia era arrivati a livelli stratosferici, anticipò quello che sarebbe successo dopo, con la vendita delle indulgenze. Quindi lui, possiamo dire, è un precursore che in pratica, in base alla corruzione che in quel momento vigeva nella Chiesa di Roma, sarebbe scaturita la riforma protestante che in Germania, con Martino Lutero e con i principi tedeschi, avrebbe avuto grande successo.